siamo di fronte a una vetrina piena di dispositivi di protezione individuali. Intanto, da dove nasce la valutazione del rischio per poi appunto assumere queste precauzioni? Esattamente, e diciamo che prima c'è da fare un concetto di massima, da analizzare questo concetto, che è la valutazione del rischio per ogni specifica attività lavorativa dell'impresa. Deve essere fatta ed è obbligo appunto del datore di lavoro e che sceglie appunto sulla base delle lavorazioni specifiche quali dispositivi andare ad adottare e dotare appunto i lavoratori. Possono essere dispositivi, anzi vanno privilegiati dispositivi di protezione collettiva. Nel caso il rischio non venga, diciamo, diminuito in maniera elevata, bisognerà per forza adottare appunto dispositivi di protezione individuale. Il cantiere è un ambiente di lavoro molto pericoloso. Ci sono tante attrezzature e materiali che possono recarci ferite. Per questo motivo tutti i lavoratori devono avere in dotazione e utilizzare dei dispositivi di sicurezza. Possiamo vedere in questa vetrina, partendo dall'alto, abbiamo una serie di dispositivi per la protezione per il capo, ad esempio questo caschetto, dove all'interno ritroviamo le varie caratteristiche indicate appunto anche la data di scadenza e la data appunto di fabbricazione del dispositivo stesso. Concetti da tenere ben presente, perché come qualsiasi dispositivo, ad esempio questo caschetto, ogni attrezzatura ha una data di scadenza che dovrà essere verificata e una volta che il dispositivo appunto scadrà andrà dismesso. Provate a pensare che una tenaglia normalmente pesa circa 300 grammi, ma sappiamo anche che quando un oggetto cade dall'alto, per effetto della velocità sviluppa un'energia di impatto maggiore. Insomma, è come se pesasse molto di più. Se per esempio un peso cade da un'altezza di solo 2 metri, arriva a sviluppare un peso 9 volte superiore al suo peso. Pertanto, la nostra tenaglia di 300 grammi, cadendo da un'altezza di 2 metri, fa sì che a me, che sto passando o lavorando sotto un cavalletto, arrivi in testa un peso di quasi 3 kg. Immaginate un po' che danno può fare alla vostra testa se non è protetta. E immaginate anche che danno può fare se il peso cade da un'altezza ancora maggiore, come per esempio da un ponteggio, che fa aumentare ancora la velocità e quindi il danno. Avendo il casco in testa, il colpo lo prende il casco e non la testa. È molto importante proteggere le vie respiratorie, sempre previa analisi, appunto previa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro. In questo caso possiamo vedere una maschera filtrante, possiamo appunto ritrovare una protezione per il naso e per la bocca, quindi per le vie respiratorie. In questa maschera andrà inserito e predisposto un filtro, sia dalla parte sinistra sia dalla parte destra, che in base alla valutazione del contesto ambientale, quindi in base agli agenti che possiamo avere all'interno dell'ambiente, potremo andare a inserire e predisporre dei filtri solo ed esclusivamente per proteggere il lavoratore dalla polvere, oppure in caso di presenza di agenti chimici andremo a inserire e predisporre dei filtri sulla base appunto dell'agente chimico presente nell'ambiente. Vedo una mascherina anche comprensiva di occhiali. Sì. Diciamo che questa mascherina, chiamata maschera pieno facciale, appunto, lo dice la parola stessa, va a proteggere non solo le vie respiratorie, ma c'è una protezione completa del viso, quindi si protegge anche gli occhi. E questa mascherina, anche lei, andrà accessoriata di un filtro, o per la polvere o per agenti chimici, però la maggior parte delle volte queste maschere pieno facciali le ritroviamo assieme a un sistema per la respirazione, diciamo così, artificiale, ovvero dispositivo autorespiratore. Qui abbiamo un esempio di mascherina più semplice. Sì, quella che si vede di solito nel mondo appunto dell'edilizia è una mascherina per la protezione della polvere. E, la sua terminologia, diciamo, è indicata come FFP,
con un numero a seguire che potrebbe essere un 1, un 2 o un 3. FF sta per facciale filtrante, ovviamente protezione della bocca e protezione del naso. La P sta per protezione e il numero a seguire è in base alla protezione che la mascherina riesce a dare all'operatore. L'1 sarà una mascherina molto semplice per protezione da polveri in generale, man mano si va avanti fino ad arrivare alla 3 che sarà una mascherina sicuramente con dei filamenti e degli intrecci del tessuto molto più fitti, e sarà una mascherina appunto per la protezione ad esempio delle polveri di amianto. Ecco, completiamo quindi diciamo la protezione della parte alta del corpo, quindi della testa, con le cuffie. Assolutamente, cuffie o chiamati otoprotettori appunto per la protezione dell'udito. Possiamo avere degli otoprotettori a chiamato archetto, ovvero un archetto di plastica con una parte in spugna che va inserita appunto in corrispondenza dell'orecchio. Oppure possiamo avere degli otoprotettori di questa tipologia che andranno schiacciati. Poi andrà posizionato il braccio in questa posizione in modo da tirare l'orecchio e poi inseriti all'interno, in modo che la spugna prenda e si gonfia e vada ad inserirsi correttamente all'interno dell'orecchio. Poi abbiamo in questo caso una cuffia con un archetto laterale, ovvero posteriore, in modo che può essere predisposto anche un caschetto, un elmetto al di sopra della nostra testa. L'ultimo otoprotettore è la classica cuffia che viene utilizzata la maggior parte delle volte nei contesti appunto edili. Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione del rischio rumore, andrà a valutare la scelta di un indice di protezione più o meno alto per i propri lavoratori. Illustriamo la tecnica BBS, intanto l'acronimo, che cosa significa? Behavior Based Safety, la sicurezza basata sul comportamento. Una cultura americana, già da 70 anni presente, quindi noi la usiamo adesso, però in realtà è una cultura già presente da diverso tempo e si occupa di studiare il comportamento che ha portato all'infortunio o il comportamento corretto, in questo caso, da attivare per evitare l'infortunio. Chi applica già le normative OHSAS 18001 è obbligato a conoscerla, però sarebbe bello che anche senza obbligo venisse attivata e applicata. Il vecchio modo di fare formazione era citare norme, invece è corretto far vedere il comportamento. Un test in ingresso per vedere le competenze del lavoratore, specialmente se un aggiornamento, sapere cosa si ricorda, molto pratico, molto tecnico. E poi utilizzare filmati, foto, per far analizzare l'evento. Quindi è una formazione non più soltanto diretta docente, studente, ma in realtà è un processo culturale e formativo. Di solito il meno amato, perché ho odiato una brutta parola, il meno amato è l'elmetto, perché purtroppo si ragiona che l'elmetto non serve, fa freddo in inverno, caldo in estate. In realtà basta vedere la foto alle spalle e si comprende che è vero, non è un terza categoria, non è una salvavita, però in realtà un elemento importante. Ecco, la differenza tra la sicurezza e cultura di sicurezza, BBS appunto insegnano cultura di sicurezza, è che la sicurezza mi impone di portarlo. Però se non ci credo, non lo porto, a meno che non ci sia una sanzione o un controllo. Se invece arrivo a comprendere che c'è cultura di sicurezza, anche se non c'è il preposto, il capocantiere, in questo caso il caposquadra, a controllarmi, lo indosso lo stesso. Così vale per l'imbracatura, il guanto. Ancora c'è gente che mi dice, ah ma io vado a scegliermi il DP. Il DP va valutato. Un lavoratore non può avere una responsabilità, o a volte non ha la competenza per scegliere una maschera P3 da una P2, un pieno facciale, quindi già a termini tecnici anche una scarpa banalissima, ma non è banale la scarpa.
E quindi questo vuol dire la conoscenza, e normalmente nei corsi facciamo questo. Passiamo ora ai guanti, perché ne vedo di tipologie diverse, soprattutto si differenziano nei materiali, mi pare di capire. Assolutamente, si differenziano nei materiali e soprattutto si differenziano sulla base dell'applicazione specifica che andremo ad adottare, ad utilizzare. Ad esempio, partiamo da un primo guanto, un guanto classico, quello che viene utilizzato appunto per, nel mondo dell'edilizia, per prevenire da danni di lieve entità, quindi aggressioni di tipo meccanico sulla mano. Mentre ci spostiamo negli ultimi due casi, che sono guanti per le aggressioni per prevenire le aggressioni chimiche, che vengono utilizzati appunto sulla base della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, andrà ad indicare in base alla sostanza utilizzata quale guanto specifico deve essere utilizzato nel contesto. Altro dispositivo particolarmente importante è la scarpa appunto antinfortunistica. Nel mondo dell'edilizia la scarpa che dovrà essere privilegiata sarà una scarpa con sicuramente un puntale per prevenire e lo schiacciamento delle dita dei piedi, e poi dovrà essere sicuramente una scarpa con una suola performante in modo che garantisca eventuali scivolamenti dell'operatore stesso. Questa scarpa ha delle caratteristiche che sono indicate all'interno della sua etichetta, la protezione per le dita dei piedi. Queste sono scarpe ad esempio anche antistatiche, con un assorbitore tra virgolette di energia per gli urti al tallone, antiscivolo, e con una protezione aggiuntiva della suola per evitare eventuali perforazioni della pianta del piede. Nel mondo dei DPI una particolare importanza la rivestono i dispositivi anticaduta. Ricordiamo che i dispositivi anticaduta vengono a livello di importanza successivamente ai dispositivi di protezione collettiva, quindi solo laddove i dispositivi di protezione collettiva non possono essere utilizzati vengono sostituiti dai dispositivi anticaduta. Quando si montano ponteggi o si lavora su solai o su coperture troviamo dei caschetti particolarmente performanti, troviamo delle imbragature anticaduta proprio nate per ancorarsi al corpo dell'operatore, tutta una serie di altri sistemi di collegamento quali cordini che possono essere collegati a un dissipatore di energia laddove ci troviamo in condizione di caduta libera. I caschetti da utilizzare nei sistemi anticaduta sono caschetti sostanzialmente di derivazione alpinistica, hanno una calotta molto, molto ergonomica con una parte anteriore dotata di sistemi anche che possono essere mantenuti e sostituiti, un sottogola particolarmente ergonomico e fatto molto bene. Molto spesso hanno anche la possibilità, quasi sempre, di poter montare degli accessori quali visiere, autoprotettori, per integrare tutto il sistema e renderlo compatibile all'attività che si sta svolgendo. Le imbragature come quelle che indosso devono essere sempre contestualizzate in maniera molto specifica e specialistica a quella che è la realtà lavorativa, nel senso che non tutte le imbragature possono andare bene alle diverse situazioni. Ci sono imbragature dotate di sistemi di posizionamento, che sono i classici cinturoni che vediamo spesso indossare, altre come quella che sto indossando io, che sono più dedicate a un utilizzo molto tipico nell'edilizia, che è quello ad esempio su ponteggio o su solai. Questa è una tipologia di imbragatura di alto livello, è un'imbragatura completa in cui troviamo una cintura di posizionamento dotata di punti di ancoraggio di posizionamento. Nella stessa cintura troviamo anche un punto di ancoraggio sternale, sempre di tipo anticaduta, contraddistinto dalla indicazione A, come anche troviamo un punto di ancoraggio dorsale con questa piastra di plastica che ne contraddistingue la tipologia. L'imbrago si distingue in una parte superiore che sono gli spallacci, una parte inferiore dotata dei gambali e dell'eventuale seggiolino posteriore. Uno dei cordini più frequentemente usati è il cordino di posizionamento, è tipico del lavoro su scale o su traliccio,
è costituito da un unico sistema senza dissipatore di energia. È composto da una pinza di ancoraggio, un moschettone che viene utilizzato per collegarsi al punto di posizionamento sull'imbragatura e questo è uno dei cordini statici con la possibilità di regolazione rapida. C'è una piccola frizione che viene utilizzata e azionata manualmente dall'operatore per allungare o accorciarne la distanza a seconda della posizione che deve essere assunta dal lavoratore stesso nel momento in cui opera. Un tipo di cordino invece di collegamento diverso dal cordino di posizionamento è il doppio cordino. Si contraddistingue innanzitutto dalla presenza del dissipatore di energia, che è questo piccolo manufatto costituito da una fodera in tessile o in polietilene che si trova nell'immediata vicinanza del moschettone. Il dissipatore di energia ha la funzione, in caso di caduta, di fare rimanere l'energia che viene sviluppata dalla caduta stessa rispetto al corpo dell'operatore nell'ambito di un limite di circa 600 kg, che è quello previsto dalle norme tecniche per fare in modo che mediamente un operatore normodotato non abbia problemi dalla caduta stessa. C'è un problema culturale sui dispositivi, spesso da parte degli operatori non c'è il giusto approccio in una cura, in una gestione che sia anche manutentiva. Per questo una crescita culturale auspicabile in cui tutti operino in maniera più performante per fare in modo che queste attrezzature siano gestite e tenute al massimo. Gli anticaduta sono dei dispositivi salvavita, quindi definiti di terza categoria, perché sono un po' come il paracadute del paracadutista, cioè nel momento in cui debbano entrare in funzione, speriamo mai, ma in quelle situazioni sono dispositivi di assoluta importanza. In IPLE sono in partenza i seguenti corsi: aggiornamento in prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni; impiantistica, regola tecnica, ospedali e ambulatori, 8 ore dal 26 aprile. Dal 27 aprile, formazione e sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, della durata di 16 ore. Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 9, ambiente e amianto, l'impatto ambientale del cantiere e la rimozione di materiali pericolosi. Aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi preposti alla sorveglianza, corso obbligatorio di 4 ore dal 28 aprile 2016. Dal 3 maggio 2016 invece sono previste 8 ore di aggiornamento per addetto al primo soccorso per aziende di gruppo A. Giovedì 28 aprile 2016 sarà la giornata mondiale delle vittime del lavoro. In Piazza del Nettuno a Bologna, CGIL, CISL e UIL organizzano Per una regione senza amianto, mobilitazione per il piano nazionale amianto. Dopo la deposizione di corone al sacrario dei caduti della Resistenza, in memoria dei morti sul lavoro, seguirà un convegno in Cappella Farnese a Palazzo da Curzio. Dal 14 aprile IPLE cambia veste sul web. Il sito di IPLE si è rinnovato. È ora possibile effettuare iscrizioni ai corsi e ai seminari anche online. Per informazioni visitate il sito www.edili.com.